Trump contro tutti, l'America e l'Occidente al bivio. È un saggio a firma di Daniele Scalea e Stefano Graziosi. Ha una prefazione di Daniele Capezzone, una postfazione di Giancarlo Giorgetti, edito da Historica Giubilei Regnani, 156 le pagine, 15 gli euro. E soprattutto direi tante informazioni, tante riflessioni sul fenomeno Trump, che non vale tanto quanto in se stesso, ma ciò che lui in qualche modo rappresenta. E ne parliamo anche di una notizia che vi ho detto prima, la distruzione del famoso Russiagate. Non era vero niente, anzi era il contrario, non ne parla nessuno, invece ne ha parlato nel sito del centromachiavelli.com online, proprio il presidente del Centro Studi, Daniele Scalea, che abbiamo in linea, che saluto e che ringrazio. Benvenuto Daniele. Grazie, buonasera Pierluigi. Allora, ricordiamo sempre il tuo libro, che sarà sempre più prezioso da qui al 3 novembre, ma partiamo da questa notizia, che è, francamente, lo dico, se io in qualche modo faccio questa professione, mi sento di dire che è una notizia enorme, ma che ritrovo nel tuo sito, che è un sito di riflessioni culturali, non di notizie. E per fortuna che ci siete, perché altrimenti tante cose ci sfuggirebbero, soprattutto fatti e notizie che vengono dagli Stati Uniti. Insomma, non era vero niente, anzi era vero il contrario, nello scandalo che per 4 anni ha tenuto banco, tant'è che Joe Biden ha dato del servo di Trump a Trump durante il loro primo confronto, fantoccio di Putin durante il loro primo dibattito. Ecco, fantoccio di Putin sarà lei, verrebbe da dire a Biden. Sì, per Luigi, quello che si è aggiunto a quanto già sapevamo, sia che il Russiagate, che è stato indagato in lungo e in largo non solo dai media che l'hanno scandagliato per anni, ma anche con questa indagine ufficiale dal super procuratore speciale Mueller, ha portato a nulla di fatto, nel senso che Mueller, dopo un'indagine da 50 milioni di dollari, ha dovuto concludere che non ci sono prove di collusione tra la campagna di Trump e la Russia di Putin, come si dice che fosse avvenuto nel 2016. Conosciamo tutti questa storia, questa narrazione. Nelle fasi successive Trump ha cercato di prendersi la rivincita, nel senso che ha iniziato a pubblicare una serie di documenti, a sbugiardare una serie di persone, dimostrando che c'era stato un accanimento da parte dell'amministrazione Obama, che ha sovrinteso a quella campagna elettorale, nonché ai mesi successivi, perché Trump viene eletto all'inizio di novembre 2016, ma poi entra in carica a gennaio, nel frattempo rimane in vigore Obama, che come si è poi potuto appurare è, assieme al suo vicepresidente dell'epoca Joe Biden, colui che mette nel mirino il generale Michael Flynn, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, decidendo, di contro l'opinione dello stesso FBI, secondo cui non c'era nessun elemento, di accusarlo in base a una telefonata all'ambasciatore russo del tutto innocente, ripeto che lo stesso FBI giudicava all'epoca innocente, e di accusarlo sfruttando una legge ormai desueta del Settecento, che non è praticamente mai stata utilizzata nella storia americana. Ma adesso abbiamo anche qualcosina in più, nel senso che sono usciti due documenti, sono stati desecretati due documenti, firmati da colui che all'epoca era il direttore della CIA, quindi servizi segreti americani, fonte sicuramente di tutto rilievo, né sospettabile di essere favorevole a Trump, la quale nell'estate del 2016... Scusa se ti interrompo, perché sono andato anche a controllare, questo direttore della CIA è stato uno che si è espresso in modo molto sfavorevole e contrario a Trump, quindi è ancora di più credibile, visto che è diciamo uno che ha Trump in antipatia. Appunto, e d'altro canto la CIA non ha simpatia alla Russia, quindi
Non è che si può pensare che ci fosse l'FBI che parteggiava per Trump, la CIA, perdon, l'FBI che parteggiava per Clinton e Trump che, la CIA che stava con Trump, ma in realtà avevamo degli apparati che in generale erano molto sospettosi verso Trump e che ancora adesso del resto non lo digeriscono più di tanto. Ecco, cosa abbiamo trovato in questi due documenti? Abbiamo trovato che il direttore della CIA informava prima il presidente Obama e poi anche i vertici dell'FBI dicendogli, è giunta l'informazione che Hillary Clinton avrebbe deciso di montare una finta accusa contro Trump di collusione con la Russia per distrarre l'opinione pubblica da quello che era invece lo scandalo reale che riguardava Clinton, quello delle email, cioè sintetizzando molto in breve cosa era successo, tutti i membri di governo degli Stati Uniti devono usare le email .gov che stanno sui server sicuri degli Stati Uniti e che hanno, oltre alla sicurezza, hanno anche il fatto che dopo tutto rimane memorizzato lì. Quindi ci fosse eventualmente un'indagine, per un certo periodo di tempo si può anche verificare cosa è successo. Siccome la Clinton è rimasta invischiata nella vicenda dell'ambasciatore statunitense ucciso in Libia, su cui lei all'epoca era ministro del governo dell'amministrazione Obama ed era stata molto accusata, quando si cercò di verificare che cosa stava succedendo, ci si accorse che la Clinton aveva a casa sua un server che utilizzava quello, utilizzava le proprie email non sicure per tutte le comunicazioni personali. Per distrarre da questo scandalo avrebbe montato il cosiddetto Russiagate, cioè una fantasiosa teoria del complotto per cui Putin stava manovrando Trump per prendere il controllo degli Stati Uniti. Ora è vero, rispondono gli apologeti, gli apologeti della Clinton o detrattori di Trump. La CIA non era sicura al 100% che questa informazione fosse vera e pare che questa informazione venisse dalla Russia. D'altro canto, se il direttore della CIA, non uno qualsiasi, decide di andare a parlare con Obama alla Casa Bianca e di riferirgli questa notizia e poi la trasmette al direttore dell'FBI, significa che quantomeno gli dà un certo peso, significa che evidentemente la riteneva credibile perché pensava che l'FBI e il Presidente degli Stati Uniti d'America, non un ministro, non un sottosegretario, non un senatore, il Presidente degli Stati Uniti d'America doveva saperlo. Quindi questo è un altro chiodo che viene battuto sulla cassa del Russiagate che sempre di più si palesa agli occhi, diciamo, degli analisti oggettivi e non partigiani anti-Trump come una teoria del complotto totalmente infondata. Però c'è anche un altro dato, no, da aggiungere, questo Jack Sullivan, che secondo tu hai riportato, no, il giornalista investigativo, ma sempre statunitense, Paul Sperry, sarebbe un po' come dire il braccio armato stato di Hillary Clinton. Adesso guarda un po' dove lo vediamo, da che parte sta adesso quello che è stato, che sarebbe stato il braccio armato di Hillary Clinton, di chi fa il consigliere adesso o i consiglieri. È ovviamente un consigliere senior di Joe Biden, quello che, secondo questo giornalista investigativo, sarebbe stato la mente dietro l'idea di imbastire questo complotto. Joe Biden, il quale, ricordiamolo, l'ho accennato prima, da vicepresidente di Obama non è che fu esattamente estraneo a tutte quelle vicende che portarono un'amministrazione democratica a mettere sotto controllo il candidato e poi presidente eletto della parte avversa, cosa che in una democrazia costituzionale già suona un po' strano, e che pare dai documenti che sono usciti, probabilmente fu anche colui che suggerì di utilizzare contro Michael Flynn, che ripeto, veniva giudicato da James Comey, direttore dell'FBI, che non avesse detto nulla di illegittimo nella famosa telefonata privata con l'ambasciatore russo, di ricorrere a questo vecchio e dimenticato Logan Act che era stato utilizzato in 200 anni contro soltanto due persone, tra l'altro nessuna delle due è mai stata condannata. Logan Act che proibisce ai cittadini privati americani di fare diplomazia per conto degli Stati Uniti, peccato che Michael Flynn era il consigliere della sicurezza nazionale di Trump che stava per entrare in carica, cioè già designato e quindi stava per entrare in carica, come è normale, come hanno sempre fatto tutti coloro che
si sono ritrovati in questa posizione, faceva un giro di telefonate con diplomatici e rappresentanti stranieri, e quella famosa telefonata di cui solo in tempi più recenti abbiamo saputo i contenuti, perché all'epoca fu passata alla stampa, Washington Post, ovviamente stampa anti-Trump, pro-democratica, fu passata la notizia che c'era questa telefonata e che l'FBI aveva deciso di incriminare Flynn, ma non fu detto il contenuto. Poi il contenuto saltò fuori, semplicemente Flynn aveva detto, di fronte al fatto che Obama aveva deciso di mettere sanzioni contro la Russia per il presunto coinvolgimento nelle interferenze nelle elezioni americane, una mossa chiaramente fatta per sabotare i tentativi di riavvicinamento che poi Trump avrebbe voluto intraprendere verso Mosca, semplicemente disse, nel rispondere, visto che ovviamente la Russia avrebbe risposto con delle controsanzioni, non siate esagerati, perché così quando andiamo entra in la nuova amministrazione possiamo cercare di ricucire. Quindi non è che abbia detto nulla che andava a sabotare quello che nel frattempo stava facendo Obama, nel senso che al contrario faceva tutto l'interesse degli Stati Uniti d'America nel dire ai russi non esagerate con le sanzioni contro di voi. Daniele, riprendendo anche il titolo del tuo saggio Trump contro tutti, vien da chiedersi davvero come mai sia ancora inquilino della Casa Bianca Donald Trump, perché è davvero contro tutti in una maniera... Io ho fatto outing, no? Ho sempre avuto in profonda antipatia, per me è un odioso wasp di estrema destra Trump, però lo adoro perché me l'hanno fatto adorare, perché gliel'hanno fatte talmente, scusa se mi esprimo in linguaggio terra terra, ma gliel'hanno fatte talmente sporche che, nonostante il mio personalissimo punto di vista, lui sta dalla parte giusta, ma lui come persona io lo trovo odioso. Le idee che professa sono per la maggior parte condivisibili, ma lui come personaggio a me mi è indigesto. Però mi è diventato, me l'hanno fatto diventare simpatico, perché sinceramente non ho visto personaggi pubblici negli ultimi 30 anni, ti è quello che posso, 40 anni, attaccati così, in maniera così sistematica e così... Ho scoperto a posteriori, Daniele, che gliel'hanno fatta molte di sporche a Craxi, che io stesso ero convinto fosse colpevole, invece in realtà molte, molte cose sono state costruite ad arte tra magistratura e giornalismo. Però Craxi, cioè, è solo, ha subito solo una piccola, eppure gli esiti sono stati per certi aspetti tragici, ha subito solo una piccola parte di quello che ho visto subire a Trump. Come per esempio qualche tempo fa dissero che lui non si era rifiutato di stringere la mano ad Angela Merkel, in realtà invece le riprese facevano vedere che lui l'aveva stretta 15 volte in favore di telecamera, poi alla 15ª volta ha detto adesso basta, però per il mondo lui era il caffone americano, ciccione, corpulento, che manca di rispetto a una signora tedesca. Niente di più falso. Scusa, mi sono prolungato. Vedi, Pierluigi, la questione è che ci sono dei media americani che sicuramente hanno un passato importante, glorioso, come New York Times, come Washington Post, come la CNN, che vengono presi per colato all'estero, in particolare in Italia, dove spesso non ci sono nemmeno i corrispondenti in America, e comunque quelli vengono presi come Vangelo, ma che in realtà ormai sono delle testate decisamente di estrema sinistra. Questo cosa significa? Che è come se un osservatore negli anni 70, un osservatore straniero, avesse voluto guardare quello che succedeva in Italia leggendo il manifesto, leggendo Lotta Continua. È forse una esagerazione, ma non è troppo lontano dalla realtà. Però, stiamo parlando veramente, Daniele, dei giornali partigiani. Posso dirti, Repubblica al confronto è molto oggettiva e serena verso Salvini. Posso dirti che quello, segno della mia età, non raccontavano così bugie il manifesto di Repubblica 30-40 anni fa, non erano così bugiardi, certo lo sono stati parecchio, per carità, ma adesso la menzogna è anche diffusa, cioè poi sarà anche il fatto che la menzogna di Repubblica viene praticata a livello generale, no? Tipo la fotografia di 4 anni fa, 1,5 milioni di persone a Washington, ed era una fotografia del 96, non del 2016, per dirne una, no? È quello che lascia perplessi. Ma tornando al tuo libro, voi dite, tu e Stefano Graziosi,
l'Occidente al bivio. Ecco, al di là, io mi sono abbandonato a riflessioni personali che poco importano. Quanto è importante anche per noi, per l'Occidente, quindi, l'esito del 3 novembre? Ma ho avuto, grazie alla tua cortesia, più volte modo in questa trasmissione di accennare e di approfondire quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che sono sempre regolarmente l'avanguardia di quello che poi succede anche in Europa e che in parte del resto vediamo, cioè politicamente corretto nasce negli Stati Uniti ma già da tempo imperversa anche in Europa, però negli Stati Uniti è sempre uno, due o tre passi avanti e ci permette quindi di leggere e di prevedere ciò che fra uno, due o tre anni succederà pure da noi. Quest'estate c'è stato tutto quel movimento degli abbattitori di statue che abbiamo visto, che non è un, diciamo, un piccolo movimento di estremisti, ma in realtà è una vera e propria movimento culturale che ha anche un largo seguito, che si rifà a questa ideologia progressista, estremista e totalitaria che c'è anche da noi, che osserviamo anche da noi, e quell'ideologia secondo cui bisogna superare le cattive e malvagie tradizioni dell'Occidente, perché bisogna invece aprirsi a tutte le suggestioni che vengono dalle più illuminate civiltà africane e asiatiche, e nonché ovviamente all'ingegneria sociale che questa elite progressista e illuminata vuole propinarci, appunto rivedendo il funzionamento della famiglia, abolendo cose ormai superate e desuete come l'esistenza del padre e della madre e così via. Quello che abbiamo voluto esprimere anche nel titolo di questo libro è proprio che siamo di fronte a un bivio che passa anche per queste elezioni americane, che non decideranno tutto ma sono un momento importante per tutto l'Occidente. Il bivio se rimanere in qualche modo fedeli a quello che è la nostra civiltà, il nostro retaggio, la nostra tradizione, cose, valori e ordinamenti che consideriamo consolidati all'interno della nostra civiltà, oppure se bisogna andare verso questa nuova strada in cui non ci devono essere più confini, in cui l'elite deve guidare il popolo bue e ignorante verso queste nuove bellezze del mondo con 10.000 generi, con genitore 1 e genitore 2 e via dicendo. Questo è il bivio veramente che avranno di fronte gli elettori americani e che a seconda della strada che loro sceglieranno di prendere, penso si trascineranno dietro anche una buona parte dell'Europa. Noi purtroppo abbiamo concluso. Daniele, io credo che più avanti, prima assolutamente del 3 novembre, ci risentiremo ancora, perché io per esempio mentre parlavo mi domandavo, ma se perde Trump è un'occasione perduta, ma abbiamo milioni di persone che sarebbero in preda di questo pensiero che tu hai denunciato, ma che in qualche modo reagiranno. Quindi mi prospetto scenari che non riesco a indovinare. Dopo qualsiasi risultato del 3 novembre, e quindi magari mi farebbe piacere confrontarmi ancora con te per sentire e per ascoltare, anche traendole dal tuo libro, le tue considerazioni. Trump contro tutti. Grazie ancora allora a Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli, e a risentirci presto. Grazie a te, buona continuazione.